Sul mio canale, buona Pasquetta! Allora, è da un po' che mi dite, Giulia, ma perché non fai un video all cream, tutto con prodotti liquidi in crema? Il momento è arrivato, con anche dei prodotti top che mi sento di consigliarvi in base al finish che voi ricercate da un prodotto o da un altro. Il video è gentilmente sponsorizzato da Lookfantastic, che ringrazio moltissimo di avermi fornito i prodotti, alcuni prodotti che ho richiesto e, come sempre, il codice sconto per voi non affiliato. E a tal proposito, tutta colpa di Giulia, tutto attaccato, tutto maiuscolo, rimani sempre. Ma sentite qua, mi sono fatta lo screen dei dettagli perché è una grossa comunicazione. Fino al... Giulie? Fino al 7 di aprile. Ho ragione. Fino al 7 d'aprile, con il codice tutto attaccato, tutto maiuscolo, Giulia Pasqua, avrete nella lista di prodotti che vi lascerò in info box fino al 30% di sconto più fino al 10% extra di sconto sui prodotti già scontati, su oltre 9.000 prodotti. Bomb! Grazie, Look Fantastic! Ora, cosa dobbiamo fare quando vogliamo fare una base all cream? In questo caso io di polveri non ne userò, o meglio, ho barato, ho settato solo il contorno occhi, ma io non posso non settare il contorno occhi. Innanzitutto dobbiamo decidere, dobbiamo valutare che tipo di pelle abbiamo e fare un priming adatto. Oggi non mi soffermerò sull'argomento primer perché vorrei farvi un video a parte tutto sui primer, come li scelgo, come li abbino, come li applico. Fatemi sapere nei commenti se è un video che vi può interessare. Ma dobbiamo fare priming alla nostra pelle in base al risultato che vogliamo ottenere e al nostro tipo di pelle. Dopodiché scegliamo il prodotto. Io, ad esempio, come vedete, ho fatto fondo e correttore off camera e ho applicato questo, che è un fondotinta secondo me perfetto per questa stagione, in generale è un bellissimo fondotinta e in più è perfetto per una base all cream. Questo è di L'Oreal ed è l'Infallible 24 Hour Fresh Wear. Questo è un fondotinta effetto fresco, quindi naturale, ma super long lasting 24 ore, ha una durata impressionante. Io utilizzo il colore 110 Rose Vanilla e per me è la perfezione. Ma io ho bisogno di coprenza, perché sennò non mi sento confident, non mi piaccio, cioè si vedono troppi miei rossori, no? Ma se voi non avete questo problema, è una roba bellissima per fare questo tipo di make-up. Sono prodotti che hanno una texture molto sottile, anche leggermente glossy. Ad esempio, il No Makeup Foundation Serum di Pericone, questo è anche un anti-aging, anti-dark spot. Ed è un prodotto proprio liquido, perfezionante, leggero, ma comunque ha una coprenza decent, direi. Oppure, scoperta del secolo. Vi ho fatto una testa tanta, lo so, ma giuro, non ve ne parlo più voi. Il nuovo My Second Skin sublimatore d'incarnato di Diego Della Palma. Lo abbiamo provato insieme la prima volta in diretta sul mio Instagram. Se non mi seguite, lì facciamo dirette tutte le settimane, più volte a settimana, dove proviamo novità, eccetera, eccetera. Vi trovate il link qua in info box. Comunque, io utilizzo il medium to light. È bellissimo sia come primer se vogliamo aumentare la coprenza della nostra base, sia come sorta di fondotinta molto leggero. Ha un effetto glossato sulla pelle, idrata e perfeziona la grana. Meraviglioso. So che moltissime di voi lo avete comprato e mi avete detto, Julie, wow. Ecco, un prodotto come questo è perfetto per il tipo di make-up che stiamo per andare a realizzare. Una volta fatto questo, correzioni. Allora, anche di questo prodotto lo so, ve ne ho parlato fino al vomito l'anno scorso, però ve ne voglio riparlare perché a volte ci soffermiamo sempre su novità, 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 ma a volte ci sono cose che meritano di essere, secondo me, nel nostro make-up bag. Ed è la Correct and Perfect di Stila. Questa palette, e dico ogni volta che la uso, voi mi dite, Giulia, che correttore hai usato? Giulia, che bella base fresca. Questa è una palette di correttori in crema waterproof. E già uno dice crema, oh mio Dio, no, mi segna. Invece no, sono creme sottilissime che non segnano. Guardate la bellezza. Io infatti ho fatto un mix tra il pesca scuro e il pesca chiaro nell'occhiaia e un mix tra il pesca chiaro e il beige nella seconda parte. Poi con il beige e un punto di pesca sono andata a correggere maggiormente i rossori, eccetera. C'è anche il verde o l'arancio per l'occhiaia, proprio quella. E poi avete separate da questo sportellino le due polveri. Io cosa ho fatto semplicemente? Ho preso la gialla e ho settato il contorno occhi, poi con la lilla sono andata a creare il punto luce più in basso. Anche queste polveri non segnano, settano,
Bellissima, questa vi consiglio di correre a comprarla, è per me da avere. In più sono waterproof e hanno una durata impressionante. È il tipo di prodotto al quale mi rivolgo anche quando, come oggi, ho un prodotto, un fondotinta comunque ad alta coprenza, perché ha una bellissima coprenza, ma non è full. Quindi riesco a togliermi appena quei rossori e vedermi bene. Ed è un gioco che comunque potete fare anche con una base leggera e poi lavorare un po' di più di correzione pinpoint concealing. Quindi insomma. Ok, il resto lo facciamo tutto insieme. Cosa faccio io quando desidero realizzare questo tipo di make-up o il cream? Voglio che sia portabile, che mi dia un effetto fresco, possibilmente luminoso. Quindi io direi di andare subito dagli occhi e poi da lì tariamo il viso. Allora, anche qui potremmo andare con i miei adoratissimi Matte Shadow di Too Faced, anche di questi. Quante volte vi ho parlato? Adoro queste creme, sono tutte bagni di beige marrone, bellissimi. Si sfumano, non vanno nelle pieghe, non invecchiano durante tutto il giorno. Ve li ho già mostrati in action tante volte. Ma quando si avvicina la primavera estate, faccio una base all cream, mi piace un leggero sparkle sugli occhi e magari le labbra più cream, molto leggere. Mi dà un effetto super fresco, quindi per oggi non userò questi. Ma se cercate un ombretto liquido che performi, duri, non vada nelle pieghe, non invecchi la palpebra, io loro ve li consiglio sempre tantissimo, i Too Faced. Allora, che strada possiamo prendere? La prima, che è ottima e non scontata per quanto mi riguarda. Questo è un prodotto di Bare Minerals e sono gli Eyeshadow Plus Primer, perché si possono usare sia come ombretto in crema matte, sia come primer. E questo è il colore Exposed, che non è altro che un beige perfezionante. Hanno una pasta molto idratante, ma che si fissa, essendo primer. Molto coprenti, e in questo caso noi possiamo metterlo per schiarire la palpebra e perfezionarla con un effetto no makeup makeup, e può essere un ottimo approccio alternativo al trucco, ma che toglie rossori, venuzze, stanchezze e leviga la palpebra. Oppure andare verso la mia scoperta del mese scorso, Elise Fuss, da che ho scoperti loro. Adoro. Allora, io ho ormai tanti colori, avevo comprato primi matte, vi ricordate Ginger Freckle, quanto ve ne ho parlato? Ok. E mi piacerebbe mettere qualcosa tipo il 302, che è questo verde, guardate che roba che è, se ve lo mostro. È la perfezione, questo bagno metallico. E ce la facciamo? Cosa dici? Ti unisci con noi alla festa? Ah! Oh, esagerato. Si è unito troppo alla festa. Comunque, guardate che meraviglia. Un gold green metallico, sapete come starebbe bene qua con tanto mascara e le labbra nude? Sono tentata di rivolgermi a lui oggi. Oppure, sempre di Elise Fuss, che fa ragazzi degli ombretti metallici da svenire, abbiamo il 305 che è un duochrome. Pronti? È una sorta di green, cioè di ottanio in base rossa, tipo blue brown di MAC. Questo ti fa il trucco da solo, anche da sera. Oh, bellissimo. Un marrone caldo nella piega, ciaone, o anche niente nella piega. Oppure il 303, che è un bellissimo bronzo, metallico, luminoso, splendido. Li sfumate in 2 secondi, ciaone. Se invece non vi trovate bene coi liquidi, per qualsivoglia ragione, perché preferite per velocità i matitoni, è uscita di recente una novità di Stila che secondo me è passata troppo inosservata. Sono i Trifecta Metallica e sono dei Lip Eye and Cheek. Io li uso solo per gli eye, però volendo si possono mettere dappertutto. E ne ho presi due. Uno è questo, si chiama Pink Sapphire ed è una sorta di borgogna metallico che addio la bellezza, ma la bellezza è anche questo. Bellissimo. Forse più autunnale, però è bellissimo. L'altro invece, che si chiama Rose Gold, è una sorta di bagno di glitter, ma cream, ve lo devo mostrare la bellezza. Ed è completamente duochrome, se lo giro così è completamente oro o completamente rosa. È perfettamente, non so se riesco a farvelo vedere. Ecco, beh, io lo vedo da qua. È Rose Gold, ma nel senso duochrome. E anche questo, messo in modo non intenso, sfumato col dito. Quasi quasi metto questo. Vorrei che voi foste qui con me per dirmi se volete il verde o questo. Perché tendenzialmente non costruisco mai un trucco. Metto un colore figo, lo sfumo un po' nella piega e via, go to go. È quello che faccio quando mi rivolgo a un make-up o il cream. Va bene, partiamo pressoché tardi perché vi tengo qua un mese, se no io andrei quasi quasi con il verde, giusto perché
Mi sembra in tema natura con la mia felpa. Allora, andiamo dal mio green, che ovviamente è l'ultimo. Certo. Oh, no, questo è il blush. Giulia, riprenditi. È questo, sì. Allora, come faccio io solitamente? O con un pennello grosso, dipende dalla texture, o con un pennello più di precisione, dipende anche quanto è scuro il colore, vado, ho lo specchio lontanissimo, quindi spero di non fare una schifezzuola, ma bellissimo. E poi col pennello tampono e diffondo. So che solitamente vi dico sempre che non vanno gli ombretti luminosi nella piega, ma in questo caso non è un trucco strutturato in chiaroscuri, ma è questo wash of color luminoso che secondo me sta benissimo anche nella piega. Sono alla ricerca di uno specchio. Eccolo qua. Boh. No, vabbè, la bellezza. Poi si asciuga e avete questo effetto proprio morbido, poi potete stratificarlo, ma a me piace questo bagno di luce, lo trovo fighissimo. Quindi lo faccio anche dall'altra parte. Io non so se è una cosa che voi fate mai. Aspettate che giro ancora. Non so se è una cosa che voi fate mai, quella di realizzare dei make-up all cream in questo modo. Ma devo dire che per me hanno proprio questa cosa che sono veloci da realizzare, facili. Li trovo anche quasi, tra virgolette, ringiovanenti. Perché a volte, ma questo me lo dice sempre anche mia mamma da quando ero piccola, anche se mi piaccio moltissimo con dei trucchi strutturati, però a volte meno è più. Nel senso che meno appesantiamo la pelle, meno appesantiamo la palpebra, più riflettiamo la luce nei punti giusti, più il risultato è fresco, luminoso. Poi cosa faccio? Prendo un po' di prodotto direttamente sul pennello e lo tampono, vedete, semplicemente dove lo voglio un po' più intenso, cioè la palpebra. A questo punto possiamo decidere se fare la stessa cosa anche nella rima inferiore o lasciare la rima inferiore libera. Da che cosa dipende, secondo me, se avete o no da camuffare un po' l'occhiaio delle rughette. Se lo avete, io vi consiglio di dargli comunque un colpetto di colore. Ma non lo farò con questo perché, ovviamente, se ho, come me, un po' di rughette, una cosa luminosa le può enfatizzare. Prenderò semplicemente dopo una matita marrone e sfumerò leggermente l'infraciliare. That's it. Io però ve lo volevo far vedere. Vediamo se riesco a giusto nella prima parte. Perché questo glitter duochrome è. Oh sì! Mamma mia, sembra un fiore. E questo è un trucco che quando la gente vi vede dice: mamma mia, che bello! In realtà l'avete fatto in 20 secondi. Lo metto nella prima parte e mi alzo anche nella piega, come se avessi una piega più alta. E lo sfumo in questo modo e faccio questo bagno di glitter leggeri senza stratificare troppo perché sto appoggiando in realtà pochissimo prodotto proprio perché voglio un wash of color luminoso che non sia troppo intenso, anche perché il colore sarebbe scuro da angolo interno. Basta. Adoro! Ok, andiamo avanti, anche perché non baro, in questo caso avrei messo tipo un bronzer nella piega, ma non baro perché lo terremo veramente all cream. Andiamo avanti. Adesso è il momento in cui prendiamo la matita. Io in questo caso ho scelto questa qua che è fighissima. È la Black Magic di Aiko nella Cocoa Addict. È una matita marrone caldo, retrattile, che è sia sfumabile ma poi si fissa ed è abbinata in teoria alla Cocoa Addict del Black Magic Mascara. Di questo vi ho parlato mille volte anche nei top, l'ho comprato per colpa vostra. È un bellissimo marrone intenso ma non troppo scuro da sembrare nero, bellissimo. E volendo, se volete mantenere questo effetto super fresco, abbinare il mascara marrone alla sua matita marrone, l'effetto è bellissimo. Altrimenti potete prendere la strada opposta e andare con un mascara strong, nerissimo, bello intenso per incorniciare lo sguardo, che è comunque un wash of color. Comunque, ci arriviamo per gradi. Prendiamo la matita e cosa facciamo? Nel mio caso, cosa faccio? La uso per non lasciare completamente libera la rima inferiore, ma veramente con pochissimo colore. Perché voglio che il trucco rimanga molto fresco e non troppo, come si può dire? Non troppo trucco, ecco, vedete? Giusto una bordatura. Tanto questo è un marrone caldo bellissimo. E si fissa molto 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 bene. Quindi devo essere un attimo rapidilla a sfumarlo. Io lo faccio sempre col dito, mi piace molto sfumare la rima inferiore col dito perché fa un effetto un pochettino meno preciso. E nella rima inferiore non amo le linee precise, ma gusto personale. Voilà. E possiamo, volendo, proprio appena nella terza parte, ma proprio pochissimo, metterlo, vedete, e alzare appena l'angolo esterno.
con la famosa tecnica della doppia riga. Non so se l'avevo insegnata anni fa, anni e anni fa. La imparai a una giornata Lancôme. Praticamente, voi tirate una righetta nella seconda parte, proprio attaccata alle ciglia, poi cosa fate? Disegnate una stessa riga al di sopra della prima, e in questo modo automaticamente si alza l'angolo e lo sfumate e avete un effetto come soft lining senza avere un liner. Vedete? È una tecnica che imparai allora e l'ho trovata molto interessante, no? Vedete, disegnate la stessa identica riga, ma sopra la prima. E poi la sfumate verso l'interno. Finisce dove finisce la vostra piega, e in questo modo avete questo effetto di questa, come dire, questo triangolo, che però è molto carino quando vogliamo incorniciare il lavoro. Qua mi sono alzata anche troppo, però vabbè. Bello, piace da matti, super fresco. Bene, a questo punto cosa facciamo? Possiamo scegliere, come vi dicevo, mascara marrone o mascara nero. Io sono molto tentata perché volevo mettere il Climax Extreme di NARS. Questo mascara, anche qua, ve ne ho parlato un sacco di volte. Su di me è bellissimo, super drammatico, super nero, super volume e anche una bella curvatura. Però non lo so, con questi colori e questa felpa così ci vedo bene forse nel marrone. Sono indecisissima. Vabbè, do una passata di marrone, se poi non sono convinta ci vado sopra col nero. Tanto, il make-up. Ci possiamo sempre lavorare sopra. Carina, Giulia, cosa ne pensi di questa operazione? Molto carina, sì. Bene, sapete cosa vi... Wow, guardate, ho appena toccato le ciglia. Sto mascara bomba mano, devo ringraziare tantissimo la ragazza che me l'ha consigliato perché wow, e poi è un marrone bellissimo, specialmente alla luce naturale. Si vede un sacco che è marrone e quindi vedete come matcha perfettamente con la matita. Vabbè, finisco di mettere il mascara e torno subito da voi. Adoro questo mascara tantissimo. Comunque, andiamo avanti. Viso, allora, anche qui. Possiamo approcciarci con una terra liquida, con una terra in crema. Io ho scelto di provarne una e la proverò con voi per la prima volta perché me la consigliate da una vita. E sto parlando del Laguna Liquid Bronzer di NARS. Cioè, voi non avete idea di quante volte mi avete chiesto di provare questo prodotto. Per cui è arrivata l'occasione anche perché l'ho swatchato. Ha una texture bellissima, completamente liquida. E questo è il colore esattamente che ha nel pan, ma in versione liquida. E secondo me può diventare bellissimo sul viso. La mia idea è provare ad applicarlo col pennello e poi sfumarlo, perché ovviamente il placement col pennello è più preciso. Dopodiché lo faccio entrare nella pelle. A parte che si riesce benissimo. Mamma mia, ma si sfuma a guardarla! È facilissimo ad applicare. Stavo dicendo, poi lo sfumo, perfeziono con il... Julie, alright, con la sponge. Ma devo dire che anche col pennello si riesce molto molto bene. Comunque. È bella liquida e secondo me è molto naturale, quindi molto stratificabile. Il colore è bellissimo perché non è arancione, ok? Ne prendo un pochettino anche sulla sponge e inizio a lavorarla bene. Ma che bella, avete ragione. Mi raccomando, quando trovate questi tipi di prodotti molto liquidi, l'importante è che non strisciate troppo il prodotto perché il rischio poi è che vi vada a, tra virgolette, aprire il fondotinta sotto. Quindi l'ideale è pressare, che sia con la sponge o che sia col pennello, il prodotto, spingerlo bene nella pelle. In questo modo ci prendiamo il meglio del prodotto senza i potenziali danni del prodotto. Ne vado a mettere anche un po' al centro del naso, come se mi fossi abbronzata. Perché questi tipi di prodotti sono bellissimi anche un po' nella zona zigomatica. Poi dopo ci andiamo sopra col blush, ma questo effetto un po' bronzo secondo me è bellissimo. Anche perché guardate, è naturalissimo. È bellissimo questo prodotto. Un po' il mento, quindi le zone più di sporgenza, no? Ma che bello! Wow! Mi piace. Beh, potrei metterne anche di più, ma non insisto inutilmente, tanto mi piace l'effetto. Molto bella. Vi aggiorno ovviamente sulla durata. E poi ovviamente andiamo con un blush. Come dobbiamo scegliere il nostro blush? Ovviamente potrà essere in crema, questi sono i nuovi di NARS, gli Air Matte. Io ho preso il colore Freedom e in effetti sembra molto carino. Sapete le mousse, un po' effetto quasi tra virgolette siliconico? Oppure, questi qua sono bellissimi, i Minimalist Whipped Powder Blush di Shiseido, questo è il colore 07 Setsuko. Questo è luminoso, ha una perla leggera all'interno, all'interno,
È una mustina bellissima. Questo è veramente bellissimo, guardate qua. E ha questa, mamma mia, il colore. E ha questa perla dorata leggera. Oppure possiamo andare sul liquido. Ad esempio, bellissimo il nome Cap Blush di Perricone. In generale, tutta la linea, infatti poi vedremo anche l'illuminante. No Makeup di Perricone è perfetta per fare un make-up all cream, naturale, perfezionante. Adoro. Questo è il blush, ha un bellissimo punto di pesca, ve lo mostro qua, un pesca rosato, molto facile da sfumare. Tutti i prodotti che vi mostro oggi li ho scelti perché mi piacciono molto, perché sono facili da sfumare, facili da applicare, eccetera, eccetera. Oppure i miei adorati Daniel Sandler, questo è il colore Chelsea, che è un pesca, ma cioè, questi qua sono bellissimi, ve ne parlo da una vita. Oppure di recente scoperta, Ellie's Fast. E questo qua è il blush numero S302. Ha un nome? No. E guardate che bello. Ha un colore similissimo a quello di Perricone, soltanto che questo qua è proprio cremoso, mentre quello è liquido. Guardate che bello. Adesso io non so quale mettere, sono indecisa perché li vorrei mettere tutti e vorrei che voi poi poteste dirmi quale vorreste vedere in action. Allora, andiamo per esclusione. Adoro Daniel Sandler, ma li ho già applicati tante volte con voi. Durano tutto il giorno, sono perfetti anche per pelle matura. Si fissano, si sfumano, niente da dire. Quello di NARS, devo capirlo perché ho paura possa spostare il fondo sotto data la sua texture. Quindi non lo voglio applicare perché prima voglio testarlo. Questa è una garanzia, da sempre. Questo è bellissimo, ma secondo me può essere più difficile da sfumare perché ha molto pigmento. Ma io quasi quasi andrei con questo. Però non vado direttamente sul viso. Per gestirlo meglio, cosa faccio? Mi applico il prodotto qua sulla mano, un po' dal pennellino. Sponge, culetto della sponge. Bellissimo! Wow! Voglio altri colori! Questo è proprio il tipo di blush che io amo in primavera. Questi colori un po' pescato rosato. Che bello! Che bello! Piace da matti. L'unica cosa, Miss Ellis, sei un po' noiosa perché devo girare 100 volte per uscire il prodotto e poi esce tutto insieme. Ma che bello. Top. Ovviamente un po' anche sul ponte del naso. Bellissimo, speciale. Ora, illuminante. Quando noi facciamo questo genere di make-up, che comunque non ha la cipria, ha gli occhi luminosi, la pelle in generale tendenzialmente leggermente glossata, non amo gli illuminanti. Mi piace qualcosa di più di vedo non vedo, morbido, che dia quasi un effetto pelle bagnata, ma non troppo perlato. E a tal proposito, Perfection, il No Makeup Highlighter di Perricone. Anche questo ve l'ho consigliato tanto tempo, specialmente su pelle matura. Cosa faccio? Lo vado ad applicare al pennellino, quindi potrei fare direttamente così, ma lo applico sempre prima sulla mano perché voglio essere precisa. Prendo un mini fan e lo vado a mettere, vedete, proprio posizionandolo con precisione dove voglio la luce, ma guardate la bellezza. E poi lo premo nella pelle. Una volta che sono soddisfatta, presso col dito e lo faccio applicare e lo faccio sfumare. Giulia, oh, ragazzi, oggi non riesco a parlare. Non so cosa sia, ma la mia comunicazione oggi non funziona molto bene. Dito e tampone. Voi avete mai provato la linea No Makeup Makeup di Perricone? È da tanti anni, cioè da tanti anni che è in giro, bellissima. È una garanzia, veramente una garanzia. Bel prodotto, bellissimo prodotto. Tra l'altro questo fondotinta di L'Oreal non lo riusavo da un po' di tempo. È proprio bello. Voilà. Bello, naturale, bellissimo. Un'alternativa che potrei darvi è questo qua nuovo di Décolleté, perché Décolleté ha fatto dei prodotti make-up e si chiama Dipping Glow della linea appunto Cosme Décolleté. Allora, visto così, dite cos'è un vasetto bianco? L'ho pensato anch'io la prima volta che l'ho visto. Ma poi ha questa texture come mousse e ha una perla quasi incolore, quasi ghiaccio, e mentre lo lavorate crea un punto luce, vedete, come se fosse un punto luce ma senza base colore.
molto molto naturale, può essere un'ottima proposta per un tipo di make-up di questa tipologia. Ricordatevi che io non ho messo né metterò cipria, proprio perché voglio che sia all cream. Ora, mancano le labbra. E cosa fai in questo caso? Ci vuole, secondo me, un colore un po' fresco, qualcosa di un po' luminoso. Quindi avevo pensato a due proposte. Uno, questo, che non è fresco e luminoso, ma è talmente nude e naturale, che secondo me si matcha benissimo. Questo qua è una novità di NARS, si chiamano Air Matte Lip Color, e questo qua è il colore Shag. Cosa fanno? Ve lo mostro. Ha questo effetto quasi mousse, matte, che poi io tampono col dito e viene quasi un effetto come labbra polverose, che abbinata al look lo trovo bellissimo. Poi il colore è bellissimo, guardate. My lips but better, adoro. Così sono i miei colori, lo so. Io lo metto. Dopodiché inizio a tamponarlo e a lavorarlo, facendo sì che, vedete, diventi un tutt'uno con le mie labbra. Sembra che io abbia le labbra tipo quasi di questo colore, no? Oppure un'altra proposta, secondo me, molto bella, invece glossata, è sempre di Alice Fass, fa parte dei loro Creamy Lips e il colore è il 106, che è un nude scuro, vedete al cuscinetto. E anche qua io poi lo lavoro e mi viene questo wash of color, My Lips But Better, ma in versione luminosa. Perfetto, perfetto. Bene, ultimo step, abbiamo finito il nostro trucco al cream. Non volendo mettere la cipria per mantenere questo effetto, secondo me è bellissimo, dobbiamo usare qualcosa che setti il make-up e ce lo faccia durare di più. Setting spray. E a tal proposito, non è neanche un dubbio, dobbiamo usare All Nighter, perché All Nighter è stato studiato in mille condizioni, fa durare il trucco fino a 16 ore in più, lo mettete e non si muove più niente, quindi io lo prendo e vado a... Ci faccio il bagno dentro e voilà. Quindi, venendo a noi, questa è la mia proposta all cream per la primavera. Io spero di cuore che vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti se volete il video dei primer, se volete anche altri video all cream, magari tutto matto, magari più glow. Fatemi sapere. Io ringrazio tantissimo Look Fantastic per aver collaborato con me a questo video. E vi ricordo il nostro codice solito, tutta colpa di Giulia, che rimane attivo. Ma fino al 7 il codice Giulia Pasqua per avere tutte le meraviglie che vi ho detto prima. Ovviamente trovate tutte le liste e i prodotti citati qua in info box. Un bacione!